Fuori nevica, siamo in Danimarca. E in questo paese, molti anni fa, esattamente nel 1805, nasce un signore di nome Hans Christian Andersen. Andersen amava soprattutto i bambini e fu per loro che scrisse decine e decine di splendide favole. Ed io oggi ve ne voglio raccontare una. Oh, scusate la polvere, ma sono passati tanti anni. Siamo fortunati. Il vestito nuovo dell'imperatore, una delle sue più belle favole. Pensate che la storia si svolge in un castello, in uno di quei castelli meravigliosi, come voi troverete nei vostri libri di fiabe. Però andiamo con un certo ordine. Io per potervi raccontare questa favola ho bisogno di un palcoscenico. Così. Un trono. Così. E, naturalmente, un re. Sto bene così? Benissimo. Sono bello? Oh, bellissimo. Che c'è? Beh, le va un po' largo. Ma che re? Un re che non firma trattati, non fa le leggi, che non governa il popolo. Ma... E il popolo borbottava, ma non osava alzare la voce. È inutile fare lo sciopero della fame. Tanto, la solita minestra. Ecco, giusto. Così. Ma lui era sempre là, davanti allo specchio, deliziato da una nuova corona o disperato per una vestaglia che non cadeva bene. Un giorno al castello arrivarono due strani personaggi. Ma chi siete? Cosa volete? Lui è Tantan. E lui è Birillo. Piacere. Noi siamo due sarti famosi. Siamo venuti fin qui per poter confezionare al vostro re, la cui eleganza ha passato ogni confine, un vestito meraviglioso, fatto con le più belle stoffe che si possa immaginare. Andate via! Vai via tu, cialtrone di un ciambellano. Venite, miei cari, venite. Ho sentito dire che siete due sarti, e io di sarti me ne intendo, come vedete. Su dunque, spiegatemi. Sire, la fama della vostra eleganza ha varcato le montagne e le pianure ed è giunta fino a noi. Ora, dovete sapere che noi siamo realmente due sarti di grande mestiere e abbiamo tenuto in servo per voi la più bella, la più meravigliosa, la più fantastica, la più delicatissima, piuma bellissima stoffa del mondo. E non è tutto. Questa stoffa ha il potere di diventare invisibile agli occhi degli sciocchi. Soltanto gli intelligenti e capaci potranno vederla. Gli altri no. Come se la stoffa non esistesse. Se entrerò in possesso di questa stoffa, ne avrò un grande vantaggio. Potrò capire chi dei miei consiglieri merita onori e prestigio e chi invece deve essere cacciato a pedate. Non solo, ma potrò distinguere tra i miei sudditi leali e intelligenti da quelli infidi e sciocchi. Sarò più grande, grande e più giusto di Salomone, più abile del diavolo. Ordino che a questi due nobili e validi cortigiani vengano messi a disposizione i migliori telai. E ordino inoltre che a questi due signori, per il loro lavoro, venga corrisposta la somma di 1000 ducati d'oro. Ma sire, ma il popolo è già tassato su tutto. Mettete altre tasse. E manca solo una tassa sull'aria che respirano, vi rendete conto che... Sì. Ah sì? Bene, benissimo. Una tassa sull'aria è un'idea formidabile. In fondo, anche l'aria del mio regno appartiene a me.
Il popolo, abituato a vivere nelle privazioni, tentò di vivere senza respirare. Ma la cosa non poté durare a lungo e tutti dovettero sborsare altri denari che andarono nelle casse reali e dalle casse reali passarono nelle tasche dei due sardi. Vissero giorni e giorni nel castello, ben curati e nutriti, sempre facendo finta di tessere la stoffa prodigiosa. Il re era terribilmente impaziente. Sono passate due settimane e ancora niente. Il mio guardaroba è agli sgoccioli. Ma che mi devo vestire da carnevale? Ma no, ci mancherebbe altro. Mi dicono sempre che quei due sono a buon punto. Sì, lo dicono e sempre. E che chiedono sete d'oro ed argento. Ciamelano! Senti, fammi una cortesia. Sì. Vai a vedere a che punto c'è. Sono. Su, sbrigati. Corri! D'accordo, vai! Vai! Bella. Sono dunque cretino. Mia mamma me lo diceva sempre. Saranno state le legnate che mi dava mio padre. Tutte qui me le dava. E adesso cosa faccio? In fondo sono sempre un gran ciambellano. Oh, gran ciambellano, sì. Si avvicini, sì. Si avvicini. Sì. Non ti tubi, prego. Le piace? Bella, molto bella, sì. Ma guardi che disegno. Senta che morbidezza. Complimenti, è bella. Molto bella, sì. È molto bella, sì. È bellissima. Ma che pepa la fatta. Ti vorresti appi, ti vorresti appata, ti vorresti appata. Dire, sire, sono venuto di corsa dalla torre per dirvi che la stoffa è una cosa meravigliosa, la cosa più bella che voi possiate bene, immaginare. Bene, sono impaziente di vederla. Comunicazione al popolo. Anche il popolo venne informato della bellezza di quella stoffa straordinaria ed era molto curioso di vedere il re con il suo vestito nuovo per capire chi fra di loro era sciocco e chi invece era una persona intelligente. Passarono altri giorni ed altre notti e i due falsi tessitori continuavano a fingere di tessere la stoffa quando un giorno il re mandò il suo consigliere per vedere come procedeva il lavoro. È bella, eh? Ma io non vedo niente. Non vedete niente? Allora vuol dire che... Che siete del... Ah, sì, del tutto mio. Beh, ma adesso con questi... Oh, vedo il vostro lavoro. Oh, una vera meraviglia. Corro a dirlo al re. La voce si sparse anche fra i cittadini. È tutta d'oro. È tutta di fiume. Me l'ha detto uno che l'ha vista. È magica, chi la indossa può volare. Un giorno il re chiamò nella stanza del trono i due tessitori. Venite qui, da me, vicino. Ho saputo che state facendo un lavoro meraviglioso e perciò vi ordino che con la stoffa che avete tessuto mi cuciate un vestito che io indosserò il giorno del grande corteo per le vie della città. Non pretenderete che io vada in giro in sottana. Ma ci mancherebbe altro, sire. Ma per far questo bisogna lavorare. Così noi chiediamo che nel salone dei telai vengano messe 100 candele. Così da poter lavorare giorno e notte. E sia. Il re li accontentò subito e di notte la loro finestra brillava come una stella. Thank you.
giorno della sfilata. Nella sala del trono entrarono i due tessitori fingendo di reggere sulle braccia tese il magnifico vestito. Bellissimo. Eh? Oh, è terribile. Non vedo la stoffa. Eppure tutti gli altri la vedono. Dunque sono io il più stupido del mio regno. Ebbene, fatemi vedere la stoffa. Su, coraggio. Siri, sono molto orgoglioso del nostro lavoro. Guardate, questo è il giubbotto. Questi sono i pantaloni. E questo è il mantello. Siete soddisfatto, Siri? Certo, certo. Avete fatto un buon lavoro. Grazie. E toccatela, toccatela, maestà. Sentite com'è leggera. Vi sembrerà di non avere niente addosso. Splendida, splendida. Voi che ne dite? Bello, molto bello, maestà. Ah, una vera rarità. E se sua maestà si vuole spogliare? Oh, già. Due paggi si avvicinarono al re, gli tolsero tutti i vestiti e lo lasciarono in mutande. C'era una grande animazione. Per quel giorno tutti avevano dimenticato fame e privazione ed erano desiderosi di vedere questo vestito di cui si parlava già da tempo. Finalmente le porte del castello si aprirono. I banditori diedero fiato alle trombe annunciando il re. Stupida, non vedere il vestito del re. È bellissimo. È bellissimo! È bellissimo! Il re si sentì sollevato e continuò a testa alta con le sue mutande, la corona sul capo e una piccola punta di sgomento nel cuore. E così, cari bambini, in quel regno per molti anni si parlò del vestito del re e tutti raccontarono ai loro figli di quant'era bello e di che meravigliosa stoffa era tessuto. Questa è una storia di tanto tempo fa, ma potrebbe essere d'oggi. Infatti, chi ha il potere, chi comanda, fa vedere sempre agli altri quello che più gli fa comodo. Ed ecco perciò, cari bambini, che molte volte bisogna parlare con la voce dell'innocenza, che poi è la voce della verità. E se un giorno, tornando a casa, incontrate un re in mutande, non lasciatevi ingannare da quello che vi dicono gli altri. È meglio affrontare uno scappellotto e dire ad alta voce a tutti gli altri quello che si pensa. Il re è in mutande. Sì. Il re
è in mutande. Il re in mutande! Il re in mutande! Nelle fiabe, se vai nelle fiabe, in motocicletta, in motocicletta, non incontrerai, non incontrerai la fata che ti aspetta. Un cavallo rosa non esiste al mondo, ti dirò una cosa, questo è un pazzo mondo. Ao, 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 se vai nelle fiabe, se vai nelle fiabe, con la tua gran cassa, con la tua gran cassa, non potrai sentire, non potrai sentire l'angelo che passa. Un cavallo rosa non esiste al mondo, ti dirò una cosa, questo è un pazzo mondo. Ao, 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 se vai nelle fiabe, se vai nelle fiabe, col martello in mano, col martello in mano, date l'usignolo, date l'usignolo, volerà lontano. Un cavallo rosa non esiste al mondo, ti dirò una cosa, questo è un pazzo mondo. Ao, 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 ma se nelle fiabe, ma se nelle fiabe, entri prima tu, prima tu, vengo a braccia aperte, vengo a braccia aperte, non ti lascio più. Un cavallo rosa non esiste al mondo, ti dirò una cosa, questo è un pazzo mondo. Ao, 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 un cavallo rosa non esiste al mondo, ti dirò una cosa, questo è un pazzo mondo. Ao, ao.